ventesima puntata del talk show Successo.com, ho il grande piacere di presentarti una straordinaria conversazione con Bebop Gresta. Bebop come il genere musicale jazz degli anni 40. Bebop è il fuoriclasse la cui indomabile e irrequieta genialità si sono trasformati in un'entusiasmante scalata al successo, che fanno di lui oggi l'uomo sotto i riflettori. Dei riflettori ai quali è abituato, in quanto prima di diventare un imprenditore di fama internazionale è stato PR, programmatore, ballerino, conduttore radiofonico e attore, e molto altro. Ed oggi co-founder insieme a Dirk Halborn e chairman per il progetto Hyperloop, il progetto che sta rivoluzionando il mondo dei trasporti e che ci permetterà di spostarci da una città a un'altra, da un paese a un altro e in futuro anche da un continente a un altro alla velocità del suono, comodamente seduti all'interno di una capsula dentro a un tubo, magari osservando uno spettacolo virtuale. Il talento di Bebop è cristallino e limpido tanto quanto la sua versatilità, che gli permettono di stare a sedere e parlare con ministri, capi di governo e imprenditori molto lungimiranti come Elon Musk, con il quale tutto questo progetto ha avuto origine. Oltre alla sua competenza tecnica, l'enorme abilità comunicativa, la sua grande capacità è quella di illustrare uno squarcio di futuro e stimolare a cavalcare il cambiamento, un cambiamento che in un modo o in un altro, in un momento o in un altro, è destinato ad arrivare e pare proprio che quel momento sia arrivato. Allaccia le cinture, mettiti comodo perché sta per iniziare la ventesima puntata del tuo show Successo.com e sono in compagnia di Mr. Bebop Gresta. Benvenuti a un'altra grande puntata del talk Successo.com. Oggi, leggenda al talk, sono con Bebop Gresta, co-founder e chairman di Hyperloop. Ciao Bebop. Ciao. È un grandissimo piacere averti qua. Ma guarda, il piacere è mio, anche perché voi siete di Arezzo. Sì. E io c'ho un pezzo di cuore ad Arezzo, quindi sono veramente contento di poter essere qui con voi e vedere che finalmente ad Arezzo succede qualcosa. È così. Siete molto bravi, state facendo cose belle, quindi io sono felice di essere qui parte ospite del vostro show. È una grande opportunità, abbiamo seguito la tua storia che è in continua ascesa, è di grande ispirazione. Wow. E in questo spazio infatti parliamo di quelle che sono le strategie che ti hanno portato a fare con grande successo quello che fai oggi. Lo facciamo condividendo una tazza di tè e partendo dalla prima domanda. Che come cos'è? Sei tutto percorso? Questo è un normale tè al limone oggi abbiamo. Ok, perfetto. Variamo tanto, okay. Abbiamo anche tè cinesi, siamo specialisti nel tè. Quindi come è iniziato tutto il percorso? Dietro alla scelta del tè? Sì, noi, allora, la Cina è un luogo dove in questo periodo soprattutto siamo molto uniti, quindi viaggi in Cina, incontriamo personaggi molto particolari anche in Cina. Sono d'accordo. E il tè, che ha una ritualità millenaria, è un momento di condivisione. Okay. Bello. Siccome per noi questo è un momento pacifico di condivisione dove condividiamo delle idee, delle strategie, delle percezioni, delle intuizioni, il tè ci ha sempre accompagnato in centinaia di talk ormai. Ci piace, è anche più sicuro. Ho fatto un'intervista a Uncork dove mi hanno intervistato con un vino e io posso scegliere il vino, Sassicaia. Alla fine del vino andavo a ruota libera perché dopo sei ubriaco, ma io dopo un bicchiere parto, quindi è un po' più safe. Sì, è un po' più sì, safe. Bene, sì, bene, ottimo. Dicevamo, la prima domanda è come è iniziato il tuo percorso. Oh Madonna, allora stiamo qui 4 anni. Noi siamo pronti. Molto semplice. Io ho iniziato che ero molto piccolo ad Arezzo. Mm-hmm. Ero curioso del computer che mio padre aveva comprato. Aveva comprato un computer e una tastiera. E lui ha detto: fai quello che vuoi, ma non toccare il computer e la tastiera. Drogati come tutti i bambini della tua età di 9 anni, ma non ti avvicinare al mio computer. E io tutto quello che ero diventato ossessionato dal fatto che avrei dovuto toccare quel cavolo di computer. E con un'operazione molto complicata, insieme a mia sorella, malandrina anche lei,
siamo riusciti a trovare il modo di entrare da questa porticina che lui aveva, da questa soffitta, e a scavalcare il plastico che aveva dei treni e arrivare al suo studio che aveva chiuso a chiave allegramente. E lì io mi sono cimentato nel copiare questi listati che lui comprava, queste riviste che erano tutte in inglese, che però c'erano i listati. Avevo capito che praticamente copiando lettera per lettera questi listati e poi digitando run succedeva qualcosa di magico, apparivano cose, e questo mi aveva affascinato. Dopo qualche anno che noi facciamo questa roba, mia sorella aveva perso completamente interesse, io invece avevo continuato fino a capire tutta la logica dietro a questo. E quando a 12 anni lui ci ha scoperto, mi ha scoperto con una specie di intelligence che aveva messo a punto perché aveva sospettato che gli toccavamo il computer, era troppo tardi, io ne sapevo più di lui, e quindi abbiamo fatto un patto, io gli insegnavo a usare il computer e lui mi autorizzava a utilizzarlo. E noi, mi ha addirittura mandato a fare un corso ad Arezzo, alla IBM di Arezzo, che si chiamava elettronica qualcosa, e io ero l'unico bambino in mezzo a tutti questi adulti, e c'era un ragazzo molto in gamba che mi ha preso sotto la sua, diciamo, coordinamento. E io avevo sviluppato le conoscenze di grafica, lui era un esperto di database, insieme diciamo che mi ha fatto fare questo certificato IBM di database. Mio padre, che si era appassionato di questa cosa, che io avevo questa cosa, mi ha lasciato lavorare perché una multinazionale aveva chiesto, di Cortona, aveva chiesto un programmatore che sapesse di grafica e di database, e IBM di Arezzo gli ha segnalato, ha detto: noi non abbiamo nessuno, abbiamo solo questo bambino che sa di database e di grafica, l'unico che ti possiamo consigliare come programmatore. Questa era una multinazionale canadese, quindi non avevano paura di rischiare. Mi hanno contattato. Mio padre ha detto di no, mia madre ha detto di sì, e quindi io ho iniziato a lavorare dopo la scuola alla Margaritone. Mi venivano a prendere, mi portavano a Cortona con l'autista del proprietario, e io lavoravo programmando fino a 15 anni, quando sono diventato capo dello sviluppo software. Nel frattempo mi hanno mandato a studiare prima in Inghilterra, poi tapini loro che non sapevano cosa facevano, mi hanno mandato a studiare a Los Angeles, perché io gli avevo chiesto se il corso di inglese dopo, in estivo, lo potevo fare a Los Angeles. A Los Angeles mi hanno mandato non a Santa Monica, mi hanno mandato a San Bernardino. Vuoi perché un po' taccagni, secondo me, vuoi perché non conoscevano bene com'è Los Angeles, essendo loro canadesi e tedeschi. Però a San Bernardino era un college che si chiama Pitzer College della Claremont, a Claremont, era ghetto, cioè veramente pericoloso. E io lì, invece che studiare inglese, ero più interessato a stare con un gruppo di hip hop. Stava nascendo in America l'hip hop, mi ero appassionato che questi facevano tutte queste evoluzioni hip hop, ballavano per terra, break dance, insomma. E due mesi di quella roba lì, quando sono tornato in Italia, ero fissato, ho iniziato a comprare con i soldi che guadagnavo gli strumenti musicali e ho iniziato a fare la mia musica, DJing, scratching. In Italia non se ne parlava, nel rap non c'era niente, Lorenzo, questi qui non esistevano, e quindi mi sono iniziato a appassionare, e questa attività di, diciamo, musicista, programmatore, è sfociato un giorno quando avevo 17 anni, ho fatto un compleanno e ho noleggiato Il Principe con i soldi che guadagnavo. Il Principe era una discoteca di Arezzo, e lì durante questa discoteca ho invitato 400 ragazze del Margaritone, e la proprietaria del Principe non aveva mai visto tante ragazze tutte in una sera il venerdì. E quindi mi ha detto: ma tu da dove salti fuori? Ah, poi io in mezzo a questo serato ho fatto anche un balletto di Michael Jackson, poi ho rappato. E lei mi fa: ma tu dove salti fuori? Ho detto: sono a ritiro, sono qui.
mi fa: ma tu vorresti ogni venerdì a fare questa cosa che hai fatto come animatore? E io gli ho detto: che significa? Allora vieni qua e noi ti paghiamo un tot a rientro, cioè ogni biglietto che dai via ti paghiamo per un... Scusi, tu mi stai pagando, mi paghi per venire qui a fare quello che mi diverte? Ma certo. E quindi avevo il giorno, la mattina andavo a scuola, il pomeriggio andavo a programmare e la sera andavo al principio. Hai dato origine anche al ruolo del PR. Siamo partiti con il ruolo del PR. Hanno preso me, poi una serie di altri personaggi un po' locali, conosciuti, e ci siamo inventati questa cosa. Poi più avanti abbiamo costruito addirittura un programma televisivo, e lì mi ha preparato un po' a quello che sarebbe venuto dopo, perché poi da lì a poco io ho lavorato a dei dischi che sono stati sentiti da Radio DJ, perché poi il principe purtroppo è esploso e siamo stati acquisiti tutto il blocco dell'animazione con un'altra discoteca, Crocodile. Di lì transitavano i DJ di Radio DJ e uno di questi ha sentito uno dei miei pezzi e ha deciso di produrmi. Abbiamo lavorato a un progetto immagine che si chiama Mato Grosso, dove noi praticamente ballavamo e cantavamo e facevamo i concerti. La cosa ha funzionato, siamo arrivati primi in classifica varie volte, non perché eravamo particolarmente bravi, ma perché Radio DJ è un cannone mediatico interessante. Io poi ho dovuto lasciare la multinazionale perché con questo tour mi stava prendendo e ho dovuto fermare anche l'università e fermare la multinazionale. Però nel frattempo Radio DJ mi ha offerto un ruolo da DJ con Andrea Pezzi su un programma radiofonico. Poi questo programma radiofonico si è trasformato in un'opportunità di lavorare in TV a Londra, quindi mi sono dovuto muovere a Londra con Andrea Pezzi. Poi abbiamo avuto il nostro show, io ho scritto il primo programma di MTV Italia e lì abbiamo iniziato, io sono diventato l'autore storico di Andrea Pezzi, con un programma radiofonico e in più queste attività di, diciamo, pop, dance star, e lì è iniziata la mia carriera, se vuoi, artistica. Questo è sfociato in un quando Future Show mi hanno chiamato in un evento a Bologna per fare una conferenza. Io invece di fare una conferenza ho trasformato in uno show. La cosa è piaciuta molto al proprietario di Future Show, che mi ha detto: guarda, avrei un problema, ho Telecom Italia che ha uno stand che ha bisogno di animazione, è molto triste in questo momento, ci hanno dato tanti soldi. Se accetti di fare quello che hai fatto in questa conferenza per i prossimi 4 giorni sul palco di Telecom Italia, io coprirò le spese e ti darò anche una discreta somma, l'equivalente di 6 stipendi da programmatore. E ho detto: sai cosa c'è? Molto interessante. E Telecom Italia ha avuto così successo quello che ho fatto sul palco che la capa della comunicazione mi ha detto: ma perché non ci aiuti a disegnare il nuovo progetto di internet in Italia? Dobbiamo lanciare questa cosa. Sei piaciuto a tutti questi grandi capi che sono passati di lì durante questa nuova comunicazione? Ma poi non è che abbia fatto cose... Quanti ne avevi in questo periodo? 12? No, scherzo. Non ho idea, so il senso del tempo di un criceto dentro la gabbia che gira, poteva essere anche un anno fa, non lo so, probabilmente 27. Quindi 27. Perché tu hai fatto fase artistica, fase imprenditoriale, ti stavi già sviluppando e sei stato anche notato ovviamente da Telecom. Che ti ha voluto nel progetto. Sì. Ero diventato un po' il loro consulente internet e sai, avevo questa parte di programmatore, questa parte da musicista, facevo la televisione, per loro era molto importante cercare di capire, perché avevano provato a lanciare l'internet Italia, era un disastro e avevano tutto il free internet che iniziava ad arrivare e a mettere consensi. Telecom non poteva fare il completo free internet perché comunque dovevano sostenere anche tutte le backbone, loro erano gli operatori e quindi avevano bisogno di un progetto. Io sono arrivato con le mie conoscenze, prima di tutto gli ho disegnato proprio la loro presenza e gli abbiamo disegnato ClubNet,
e Alice. Sono i due progetti che poi hanno lanciato l'internet in Italia e hanno costruito un po' una case study che poi loro hanno usato in tutti i paesi europei. Alice è stata poi lanciata in Spagna, in Francia, è stato un successo europeo internazionale. Tu avevi fatto già la tua società, che era la Bimop? No, io avevo ancora una partita IVA. Ok. Con cui io fatturavo e lavoravo come Bimop e ero la società ero io. Quando Telecom mi è venuta a raccontare che volevano lanciare Internet in Italia, mi chiamarono a una riunione storica. La Marcella Logli, la capa di Telecom, mi chiama, mi dice: Bimop, dove sei? Io ero a Milano, dico Milano, ok, fra due ore nel mio ufficio. Io mi arriva la macchina di Telecom Italia e mi portano a questo palazzo di Telecom Italia, arrivo in questa sala riunione gigantesca e c'erano tutti questi consulenti e ho capito che c'era qualcosa di grosso che stava succedendo. Loro mi fanno vedere una pagina web, una delle primissime pagine web, perché io poi ero nel web ancora prima di internet, ero su Itapac, sulle BBS, e quindi mi dice: cosa ne pensi? E io apro l'HTML, c'era ancora Netscape, vado a vedere, vedo che comunque il peso della pagina è sbagliato, era troppo pesante, vedo che hanno usato tutte GIF, non era ottimizzato niente, e gli ho detto: ah, guarda, secondo me chiunque abbia realizzato questo non sa niente di internet. E lei mi dice: grazie, puoi andare. Con tutte le persone nella stanza, io esco dalla stanza, dopo 8 giorni mi hanno chiamato e mi ha detto: Bimop, hai una settimana per presentare il nuovo progetto di Telecom Italia al board, perché ho appena licenziato l'agenzia che ci stava realizzando e tu sei la nuova agenzia. Quindi io in 7 giorni ho dovuto mettere in piedi un team e inventarmi l'internet italiano. Siamo arrivati con un progetto che poi si è espanso di portale, e lì è nata la Bimop, che poi 6 mesi dopo ha ricevuto Telecom, è arrivata con un'offerta di acquisizione per una cifra spaventosa. Tu hai fatto un exit a 27 anni. A 28 anni. A 28 anni. Sì. Troppi soldi dati a un 28enne. Però hanno fruttato bene. Sì, che però devo dire, oltre a quelli che ci siamo bruciati in esperimenti fantascientifici, il resto ha costruito una società di più di 200 addetti, con avevamo preso più di 56 clienti il primo anno, con una crescita pazzesca. Poi siamo stati un po' incastrati dopo il 2001, io ho dovuto licenziare più di 100 persone, molti di questi erano amici, quindi... Momento duro. Momento, diciamo, di grande formazione. Io poi non ho avuto una causa di lavoro perché sono andati tutti via contenti. Sono stato molto generoso con tutti. Però dalla Bimop sono nate 13 aziende di spin-off, di persone, di gruppi che poi sono nati da queste. Quindi io sono stato molto contento di questo. Infatti ho visto, tu parli giustamente di focus. Da quell'esperienza lì parli di, appunto, di riuscire a focalizzarsi, a individuare il proprio obiettivo e spingere avanti fino alla fine. Sì. E hai individuato queste aziende all'interno della Bimop in quel momento lì. E come sei riuscito? Ecco, una cosa che mi interessa molto, vista la tua versatilità e questa capacità di individuare varie fasi, immedesimarti anche in dei ruoli importanti, quali quello dell'artista, poi quello dell'imprenditore, leader sicuramente di un gruppo, come identifichi le persone di cui ti circondi? Ma allora, la parte di selezione delle persone che ti circondano è fondamentale. Quando entri in una stanza, se sei un essere umano, su 10 persone, 3 persone sono immediatamente affini a te, le riconosci subito, vibri subito nella stessa maniera. 4 non sei sicuro e 3 sei immediatamente ostile. Ecco, di solito tu, la tendenza sarebbe quella di andare dalle 3 persone che sono affini a te. Io invece ho sempre cercato di andare dalle 3 ostili, perché con le 3 ostili che impari qualcosa, sono le 3 ostili che ti faranno confrontare di più,
sono le persone che ti diranno più di no, sono le persone che dovrai convincere maggiormente. Non ti dico che non devi avere persone uguali a te nel team, ma quando formi il team è importante avere persone che la pensano diversamente da te. E soprattutto non devi essere la persona più intelligente della stanza, perché se sei la persona più intelligente c'è qualcosa che non va. Avrai solo persone che ti dicono di sì, persone che cercheranno di assorbire ma non darti niente. Quello che secondo me ho fatto e ho avuto la fortuna di imparare fin da giovane è che hai bisogno di essere, non riesco più a parlare italiano, challenge, come si dice? Sfidante? Sfidato. Okay. Io quando ho deciso di fare questo progetto di Hyperloop col mio socio tedesco, l'ho visto subito che noi eravamo l'opposto, lui parte da no, io parto da sì. Io sorrido, lui no. lui è un molto concreto, molto gli devi dimostrare le cose prima di convincerlo, capito? E parte con un certo scetticismo sia sulle persone che sulle cose. Quello ti aiuta molto, perché io sono invece l'opposto, sono un entusiasta, sono uno che, you know, pensa sempre a bene, no? Della persona, eccetera. Quindi questo, che poi secondo me ha generato il successo di Hyperloop, è un po' una componente fondamentale quando poi vai a lavorare su progetti così importanti, mm-hmm, dove sei sempre quello che apre la pista, perché nessuno ha mai disegnato un Hyperloop, nessuno ha mai costruito, non c'è un modo, non c'è un ingegnere Hyperloop là fuori da andare a assumere. Ce lo stiamo inventando noi, li stiamo formando noi, stiamo creando una pagina bianca della storia dei trasporti. Questo è bello, dall'altra parte però è estremamente challenging. È sfidante. Sfidante, perché non c'è un modo e tu sai che tutte le decisioni che stiamo prendendo in questo momento influenzeranno milioni di persone e le scelte che facciamo oggi si ripercorreranno nelle generazioni future, quindi stiamo cercando di farlo bene alla prima. E farla bene alla prima vuol dire che devi avere tante persone che ti danno consigli e cercare di prendere il massimo dalla conoscenza che abbiamo a disposizione oggi nel pianeta. Infatti sai, io sono molto felice che tu sia qua perché riesci a trasmettere tante lezioni. Una, la capacità, ripeto, di essere versatili e prendere il meglio dalla vita, le opportunità, essere entusiasta, questa è una cosa fondamentale, altrimenti non realizzi le cose. Assolutamente. L'altra è rappresentare una figura fondamentale che pochi individuano, ovvero tu sei stato in grado, come ho detto, di individuare le persone per costruire dei team. E poi quando arriveremo a Hyperloop è l'incarnazione di tutto questo, è tutta quell'esperienza. Visto che Hyperloop nasce sì come progetto di trasporti, ma nasce dal contributo, perché non è un'azienda, è un movimento. Bravo. Che le persone stanno sposando, e i migliori ingegneri. E tu non sei uno scienziato, non nasci come tale, ma riesci a stare al tavolo con i migliori del mondo, perché lo sei, quello ovviamente nel tuo, e sei un elemento di coesione. Mi ricordo, no? Steve Jobs per l'Apple, molti dicono, ma lui non era Steve Wozniak, ma era un personaggio fondamentale. Quindi questo tipo di talento è fondamentale. In Italia questo serve molto, perché non viene riconosciuto spesso. Negli Stati Uniti più, e non a caso tu vivi negli Stati Uniti, cioè giri nel mondo mi sembra di vedere, sì. Però negli Stati Uniti immagino che tu abbia assorbito molto. Sì. E per noi questo è una grande ispirazione e una linea, un tracciato che può rappresentare tanti insegnamenti che devono essere appresi per riuscire a fare grandi cose. Io sono, credo che sono non solo convinto che il mondo sta cambiando e che il tipo di azienda che conoscevamo, piramidale, con le strutture, abbia avuto il suo tempo. Oggi non esiste neanche più la competition, tutto questo meccanismo dell'essere il primo, la base del capitalismo che si sta disgregando, no? Tutto questo economia basata sui falsi consumi, sulla scarsità, no? Ha avuto il suo tempo, le nuove generazioni finalmente stanno guardando il mondo con occhi diversi, quindi hanno bisogno anche di nuovi leader. Il leader del futuro non è più un capo, un padrone, è una persona che riesce a fare la sintesi. E io
Credo che è difficile riuscire a fare la sintesi quando sei troppo dentro un argomento o addirittura un'identità. Il problema che abbiamo oggi è questo concetto di lavoro come identità, no? Se non lavori socialmente non esisti, no? Noi dovremmo abbandonare il concetto di lavoro e ho una brutta notizia, il 40% dei lavori nel 2050 sparirà e non tornano. Non è che tornano, sono tutte balle quelle che dicono che no, c'è un ricambio di... No, non c'è più. Quindi il modello a consumi e a lavoro finisce, perché avremo robots, avremo e anche la inutilità di moltissimi dei lavori. Alleluia! Finalmente l'umanità è riuscita, grazie alle tecnologie, a liberarsi di una delle più grosse schiavitù che abbiamo inventato, che è il lavoro. Allora, quando tu riesci a fare a meno del lavoro perché i bisogni primari vengono garantiti da una società che è in grado di generare i bisogni primari in maniera quasi automatica e ci abbiamo le tecnologie per farle, perché tutte queste bugie della mancanza di tecnologie e risorse sono tutte balle, no? Vai a vedere ogni singolo tema grande dell'umanità, no? Io ero a Davos, al World Economic Forum, noi siamo ora Technology Pioneer. Produciamo cibo per 14 miliardi di persone, siamo 7 miliardi scarsi e 2 miliardi fanno la fame. Ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando ancora di fame nel mondo? Stiamo parlando di un modello economico che è marcio, è sbagliato, no? Dove la scarsità, stiamo lavorando sugli incentivi sbagliati. Dare in mano a un sistema del genere dei temi fondamentali che non dovrebbero essere in mano a questi modelli. Come fai a basare la scarsità per esempio, l'educazione, il cibo e la salute? Noi stiamo dando in mano alle multinazionali il tema della salute, che manco un... Se io chiedo a un bambino di 4 anni, no? E glielo spiego, si mette a ridere, dice, ma che siete matti? Cioè, il paradosso è che se tu trovi la cura, improvvisamente... E perdi l'incentivo, che è vendere più farmaci. Non so chi, se Smith e Cairns vengono ancora insegnati all'università, spero di no, perché dei matti squilibrati, no? La teoria dell'utilità marginale non è tutto balle, ok? In un sistema a risorse limitate non puoi creare un modello economico a risorse limitate. Fortunatamente il pianeta si sta svegliando. E grazie a queste nuove generazioni che stanno venendo fuori, stiamo finalmente iniziando a parlare di temi veri. Temi che si basano, per esempio, su un modello dove garantiamo un reddito di cittadinanza a tutti, dove non è più un tema... Lavorare non ha più senso, perché avremo i bisogni primari garantiti, le case, il cibo, la salute, e poi potremo finalmente concentrarci sulle cose fondamentali, che sono la creazione, le cose che facciamo meglio come esseri umani, e dove... Onestamente, l'Italia siamo sempre stati i numeri uno della creazione. Noi abbiamo guidato il pianeta per millenni. Tutte le espressioni artistiche, tutti i grandi movimenti culturali, eravamo sempre al centro, no? E un po' li abbiamo persi, ma secondo me abbiamo anche le menti e le capacità di dominare questo nuovo ventunesimo secolo. Bisogna solo velocemente, secondo me, risolvere questi problemi stupidi, che sono solo organizzativi e politici, perché anche se vedi i nostri fondamentali, noi ancora esportiamo più di quello che importiamo. Noi abbiamo tutti i fondamentali, abbiamo inventato questa cosa del debito finto grazie ai tedeschi e cose, quelli potremmo cancellarlo in un secondo, veramente non succederebbe niente. Tutte queste teorie economiche per cui io sono a favore dell'Europa, io non sono a favore dell'Europa, sono a favore del pianeta, del mondo. Dovremmo, una cosa bella è lavorare con i nostri astronauti della NASA, mi ha permesso di conoscere un mondo che è quello dello spazio. Tutti gli esseri umani che hanno lasciato il pianeta Terra e hanno guardato dietro la Terra hanno avuto un momento che poi la NASA ha definito un effetto halo,
che indipendentemente da dove venivano, se erano italiani, cinesi, hanno avuto la stessa realizzazione. Tu vedi questa palla quasi magica con questo piccolo substrato che è l'atmosfera, che fluttua nel vuoto, è talmente piccolo, e la cosa immediatamente che realizzi è che non ci sono i confini, perché quei bordi che lui aveva disegnato sulle mappe non esistono nella realtà, no? È un costrutto artificiale, e vedi questa massa che contiene tutti noi, no? Tutte le civiltà presenti e passate in questa piccola tiny layer di questo piccolo substrato di ozono che mantiene la vita, tutto così fragile. Da quel momento tu non sei la stessa persona. Quando torni è come se ti si fosse aperto un mondo, e non ha più senso tutto quello che vedi, la Cina, l'India, tutte queste stronzate. Sei parte della stessa cosa. Quindi io non sono un europeista, io sono un mondista. Dovremmo mettere insieme le menti più belle del pianeta, è quello un po' che abbiamo fatto noi con l'Hyperloop. Stiamo dimostrando che in 5 anni da zero possiamo risolvere il problema dei trasporti. Ma non è che siamo particolarmente intelligenti, io non è che sono il più intelligente degli italiani. Abbiamo suggerito un modo, l'umanità ci è venuta dietro, e abbiamo 920 persone che lavorano da 52 paesi mettendo in piedi il sistema di crowdsourcing più grande del mondo. Hanno detto che siamo la startup più grande del mondo, io lo odio questa definizione. Quello è un modo di vedere le cose. Il mio modo di vedere le cose è che abbiamo messo in piedi le menti migliori del pianeta insieme per la prima volta, senza muri, insieme nelle stesse stanze virtuali, per risolvere uno dei più grossi temi, che è il trasporti. Ma potremmo farlo lo stesso con il cibo, con la salute, con le case, con tutti i temi grossi del pianeta. Quando l'umanità viene insieme, risolviamo tutto. Secondo te c'è chi teme questo approccio a discapito della propria economia? Ma guarda, la paura è semplicemente un sentimento molto umano, che è la mancanza di conoscenza. Noi abbiamo paura di quello che non conosciamo. Il temere è un sentimento umano normale. Il problema è che la evoluzione accade, che tu lo voglia o no. Noi siamo organismi evolutivi, quindi non è inevitabile. E io voglio dire, stai proprio sereno, a tu che sei spaventato, perché tanto accade, che tu lo voglia o no. Puoi chiuderti in casa tua e cercare di lottare contro, frenare l'inevitabile, oppure cercare di capire e di analizzare come tu puoi abbracciare il cambiamento e eventualmente diventare una persona migliore, perché è inevitabile. L'uomo, perché da fuori sembra questo, no? Sembra appunto che molti, per mantenere il proprio potere e mantenere la propria economia, cerchino di frenare certe situazioni. Tu hai un socio d'eccellenza, no? Mm. Elon Musk, che... Non è mio socio, è sì. Un promotore, diciamo, d'eccellenza, sì. A volte però è anche un problema. Però sì, non ha mai messo una lira, non è mai... Certo, è un promotore, certo, diciamo. Certo. È uno che ha dato anche il nome alla tecnologia. Mm-hmm. Però, e mi sembra che con altri progetti come quello di Tesla stia combattendo per quanto riguarda il motore elettrico, più che andare contro quelli che sono gli interessi petrolchimici e via dicendo. Sì. E non sembra così semplice entrare, cioè ci sono dei legami politici che sembrano molto complessi, che immagino anche voi, anche tu in particolare, stia trattando per riuscire a realizzare effettivamente questo grande progetto di Hyperloop. Ma guarda, non è più se, è quando, e quindi la politica può fare quello che vuole. Ma tanto quando c'è un bisogno, ora siamo in un'altra epoca, siamo in un momento in cui siamo a un click dall'informazione, quindi non è più facile nascondere, manipolare. Sì, ci riescono per un breve periodo, poi viene fuori, visto che sta le elezioni americane, no? Mm-hmm. È solo, sì, si sposta sull'estremo da una parte, che vogliono costruire muri, ma nel frattempo, al midterm election, finalmente a Washington è entrata la più variegata numero di parlamentari di colore, donne,
c'è i transgender, ci sono i musulmani, è bellissimo, questa è la nuova umanità che finalmente viene insieme. Io ho regolato a tutti i miei dirigenti a Natale il test del DNA e l'ho fatto perché io sono stufo di sentir parlare di razza. Io da questo momento in poi non credo più alla razza e questo l'ho dimostrato con i test del DNA, perché da improvvisamente si sono svegliati tutti, sono arrivati i test e abbiamo visto primo che siamo tutti di colore, tutti, il primo gene era tutto, era nero, quindi avevo brutte notizie per i razzisti. Se fai il tuo DNA scoprirai una drammatica io realtà. Dentro me l'ho sempre saputo. Ma poi per la dimensione artistica no, c'è anche quella caratteristica. Ma al di là degli stereotipi, la cosa bella è che siamo un crocicchio di razze, evoluzione, cose. Io c'ho talmente tante di quelle geni dentro, c'ho il nord, c'ho addirittura africano, arabo, Jewish, siamo talmente mischiati ora che il concetto di razza non ha più senso. Mm-hmm. E appena tu tocchi il DNA e ci scopri, lo guardi e lo vedi, in fronte ti rendi conto quanto è stupido parlare di... perché scopri che il più bianco che abbiamo nel team ha il 25% di origine africana, c'è quello che si è svegliato e dice oh madonna sono finlandese, e quell'altro che dice è bellissimo. E vedi come la scienza poi ci aiuta a riavvicinarci, no? Perché io vorrei vedere tutti questi Nazi skin fare un bel test del DNA e sbatterli in faccia tutte le loro... Sai, io vedo in te una grande visione olistica e mi chiedo se tu giri tanto oggi, giri moltissimo il mondo, il pianeta, quindi troppo. Hai... Però questa visione che tu hai, quasi come se tu fossi andato nello spazio, come ne parlavi prima degli astronauti, e hai visto il mondo, perché magari uno non può andare per questioni tecniche, perché per essere un astronauta devi studiare, devi fare tutto un percorso, eccetera, ma puoi viaggiare. E anch'io condivido con te questo, amo viaggiare, amo incontrare popolazioni diverse, visto che sei stato negli Emirati spesso, anch'io vado da quelle parti e vedo tante caratteristiche molto positive. E ancora oggi invece c'è sono tanti contrasti sciocchi, perché la maggior parte nascono dall'ignoranza, da non sapere, dalla paura di cui parlavi prima. No. Paura e ignoranza vanno a braccetto. Quindi il viaggio è sempre un grande insegnamento. Mi chiedo se questa visione olistica che hai oggi, guardando i reperti, chiamiamoli così, i documenti, perché essendo stato un pioniere online si possono trovare video di te 20 anni fa, è sempre stato dentro di te o... Come hai maturato, cioè questa visione, diciamo, di essere un mondialista, non un europeista, un mondialista, è qualcosa che stai coltivando da qualche anno a questa parte sempre. O è da sempre? Sempre, a me mi appassionò questo libro di Italo Calvino, ero molto giovane, Lezioni Americane, che parlava del tre tipi di viaggiatore, no? Uh-huh. C'è il primo viaggiatore che è il turista, che... pianifica tutto, studia, fa briga, vede le foto, eccetera, e dopo cosa fa? Cerca semplicemente di replicare o di creare artificialmente quello che ha già vissuto, e quindi non viaggia. C'è il secondo che è l'emigrante, è un po' una storia di noi italiani, no? Che partiamo ma sempre con la consapevolezza che prima o poi torneremo al paesello, alla casa, al nostro... E quindi alla fine non stiamo veramente viaggiando, è una visione temporale che ha sempre lo scopo unico solo di tornarsene. E poi c'è il viaggiatore. Lui è l'unico che veramente viaggia, perché lui parte e lo scopo non è arrivare da nessuna parte, ma è nel viaggiare e nel vivere ogni momento il fantastico e incredibile giorni che è poi la nostra vita, no? E questo secondo me è dare il senso un po' alla vita, e a me colpì molto questa visione, perché io ho sempre sognato di essere un viaggiatore, e quindi ho cercato poi nella mia vita di, anche facendo zigzag, no? Di scoprire, viaggiare il più possibile. Io sono stato uno che si è sempre focalizzato poco
nei primi, fino a un certo punto, perché io avevo questa irrequietezza di fare le cose. Poi, paradossalmente, tutte le cose che facevo per gioco sono arrivato a diventare, come defino loro, professionista, ma mi sono ritrovato primo in classifica, sono arrivato a MTV. Non ho mai creduto nella fortuna, perché c'è sempre deterministico, no? Sempre ho guardato indietro e ho detto, ah, vedi, se dicevo di no lì, non ero qui. Preparazione che incontra l'occasione. E quindi a volte, per esempio, vibravo, dico, ma perché voglio fare sta cosa, che io non c'entro niente su questa cosa? Vabbè, famola, vedemo. Cioè, non mi sono mai preso sul serio, e quindi questo ti aiuta, perché non hai niente da perdere, no? Quando io ho lasciato l'Italia, quotando la società, perché comunque noi abbiamo creato 70 startup con Digital Magics, no? Però io vedevo che non stavo più imparando niente, non stavo più crescendo. Lì, quando sei in quel momento lì, tu devi andare. Tu te ne devi andare. Quando tu non cresci più, sei la persona più intelligente della stanza, non, lo vedi, non, purtroppo non ti fermi, lo vedi, lo senti che stai tornando giù. Ti drenano, no? Qui è il momento di andarsene. E infatti io, come un matto psicopatico, ho detto al board, sapete, sai, ora vado in America. E loro dicono, ok, e quando torni? Forse mai. Vabbè, ci vediamo mai allora. All'inizio pensavo fossero una bebop thing, una bebopata, e io non sono più tornato. Perché a me, quando mi si preme il bottone, io devo... L'azienda come ha continuato? Ha continuato, l'abbiamo quotata in borsa, l'ho aiutati a fare tutta la quotazione, e è nata tuttora, è uno dei primi incubatori italiani, se Dio vuole, sono di grande successo. Quindi ho dimostrato anche una cosa, che tutta la tragedia greco-romana, che io, il fondatore, che lascio l'azienda, sarebbe il titolo sarebbe crollato, non mi è fregato niente nessuno. Che è anche una grande lezione di vita, perché ti insegna che tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile. Alla fine ricordati che la Apple ha continuato ad andare anche senza Steve Jobs, che poi, come ti posso dire, la bebop senza bebop è andata, quindi l'abbiamo venduta, cioè, quindi, come ti posso dire, caro mio, tu ti scegli il tuo destino, tutte le gabbie che ci creiamo, ma non posso lasciare perché sai cosa sarebbe, ma cosa succederebbe se i miei figli, non ci creiamo tutte le nostre gabbie, no? Tutte le nostre scuse per non fare quello a cui siamo destinati. E io ti dico, ci sono sempre 9 buone ragioni per non fare le cose, ma ce n'è sempre una per farla. Quindi invito tutti quelli che guardano a trovare quella buona ragione per farla e seguirla. Venendo infatti a questo momento, perché questa è un'altra fase, hai accennato al crowdfunding, al fatto che tante menti stiano collaborando a questo bellissimo progetto Hyperloop. È la sintesi di tutto questo vissuto imprenditoriale, della valorizzazione non tanto del denaro come capitale da investire, ma del talento da investire all'interno di un progetto. Quello che avete fatto è stato invitare le più brillanti menti a livello scientifico ed ingegneri a partecipare e contribuire con 10 ore settimanali, se non sbaglio, a questo progetto, un minimo 10 ore settimanali, sì, per portare avanti questo bellissimo progetto. Quindi la capacità è stata quella di riconoscere le persone di valore e riuscire a coordinarle anche. Il tuo ruolo, qual è stato? Cioè, punto zero, quando hai iniziato e intrapreso questa avventura? Allora, io all'inizio, quando Dirk mi incontra all'evento di Metal e mi fa il pitch di questa idea e mi dice anche che sta lavorando col crowdsourcing, io venivo da 16 anni di startup in Italia, Digital Magic, ero così arrogante di pensare che sapevo tutto delle startup, e quindi l'ho dismesso come un mezzo matto psicopatico. Gli ho detto, guarda, non solo sto meccanismo non funziona, ma tu sei anche delusional. Uno dei più brutti pitch che mi hanno mai fatto nella storia. Non voglio sapere più niente di startup. Io stavo concentrando con le mie charity, io ora volevo
facevo il Curates Project, che ha aiutato a far partire in San Francisco col professor McCune, università. Io volevo cambiare il mondo, ma concentrandomi sulle charity, su fare cose importanti, avevo risolto il problema economico, volevo lavorare così. Questo tedesco mi arriva parlando in un italiano meglio del mio, pensando mi Hyperloop, crowdsourcing. Gli ho detto: guarda, sei delusional, non funzionerà mai, bye. Brutto speech della storia, grazie, ciao. Quindi la vera intuizione l'ha avuta lui, Dirk, il mio socio geniale, che ha avuto anche la costanza e l'umiltà non solo di continuare a crederci, ma mi ha mandato il documento su cui stavano lavorando già 100 scienziati, per lui aveva contattato Elon Musk e poi aveva messo il white paper sul sito Jumpstart Fund, che era la sua idea così di raccogliere idee in cambio di stock options, e quindi la gente lavorava in cambio di stock options. Questo documento che lui mi ha mandato, che io ho dismesso quasi in maniera arrogante, quando lui me l'ha mandato, io, anche perché questo evento c'era ogni sabato e io ogni sabato lo incontravo, e lui mi diceva: hai letto il documento? E io, porca miseria, come me lo libero di questo qui? Perché si era fissa su di te? Perché lui aveva visto in me, forse perché lui conosceva anche la mia storia, una persona, sai quando vibri? Che poi siamo completamente diversi, però lui è stato 15 anni in Italia, quindi aveva conosciuto il mondo delle start-up, aveva visto, era uno che si era fatto veramente da solo, e è un tedesco un po' particolare, perché c'è questa un po' di italianità che te lo rende anche molto umano, ok? E poi però c'è questo lato tedesco che ti dicevo, un po' diffidente, un po' quadrato, un po' no, un po'... E quindi secondo me l'ha attirato questa mia capacità di sognare, in fondo. Ero nel momento giusto perché avevo appena liquidato le quote di Digital Magics, quindi... Che poi ho convinto anche Digital Magics poi, perché il grande Gasperini, il mio co-founder, che era ancora vivo, lui era sempre stato rimasto affascinato da quello che facevo, eccetera. Quindi quando poi io ho iniziato a lavorare a Apple, lui mi contattò e mi disse: guarda, io voglio entrarci. E io poi ho fatto entrare Digital Magics, uno dei primissimi investitori di Hyperloop. Ad oggi sono felici, ovviamente. felici investitori, ma allora anche Enrico ha dovuto combattere contro gli altri soci, perché diceva: ma che sei matto, ma che cazzo lo stai facendo? Ma... E quindi quando Dirk ha convinto me, poi io mi sono tirato dentro tutto un mondo. Io poi ho iniziato a lavorare un po' all'organizzazione, perché Dirk aveva bisogno di ordine. Io, se vuoi, sono un po' più il tedesco nella parte organizzativa, mentre lui è un po' più italiano. Lui sa bene cosa, come, quando. E noi insieme abbiamo fatto quello che vedi oggi, insomma. E con la sua grande visione, poi un po' di pragmatismo nel realizzare un modello che poi ha portato a organizzare l'azienda come siamo oggi. E Harvard ha fatto uno studio di un case study su di noi, e da settembre c'è un corso ad Harvard che insegna crowdsourcing sul nostro modello. Altre congratulazioni, bellissimo. Grazie, quello sono. Ma sai che anche un'altra cosa è questa storia di grande intuito, che voglio dire, quando guardi da fuori un'azienda, un progetto del genere, immagini sempre che ci siano delle selezioni molto tecniche, e invece stai parlando di un intuito sia da parte sua che da parte tua, che va a vibrazione. E questa è una cosa che probabilmente molti manager, molti imprenditori stanno perdendo. Invece tu la stai riaccendendo. Intuito, sì. Fiuto, persone che sanno riconoscersi anche negli opposti. Sì. Io devo dire che se vai a vedere per esempio la parte dell'engineering, i nostri ingegneri europei, diciamo, non solo italiani, battono tutti. Perché? Perché hanno questa ancora questa capacità, secondo me, umanistica, di adattamento, di sensibilità. Siamo un po' più orizzontali che verticali, però devo dire che in progetti come questo, dove non è che puoi prendere un esperto di Hyperloop, non esiste, la capacità di capire e di problem solving, di soluzioni di problemi, è fondamentale, perché non c'è una maniera per fare la stessa cosa,
devi creare, il nostro ruolo è un po' più quello di selezionare, perché le tecnologie che stiamo sviluppando erano già esistenti, non è che stiamo inventando grandi cose nuove, le stiamo mettendo in piedi in modo molto molto intelligente, in modo molto efficiente. Questa è la nostra capacità, quindi non hai bisogno di un super esperto di elettromagnetismo, eccetera. Hai bisogno di un pool di esperti che si mette insieme e dice: guarda, aspetta, allora cosa esiste? Come lo possiamo mettere insieme per risolvere questo problema? E questa è stata, secondo me, la cosa che ci ha fatto vincere nel mercato, anche contro altri player che sono nati dopo di noi. Anche se noi possediamo il brand, io sono molto felice che altre iniziative sono nate, tipo la Virgin, ora non sta navigando in buonissime acque, ma sono sicuro che ce la faranno e che ci saranno 10 Hyperloop nel mondo. Io me lo auguro, perché il mondo ha bisogno di Hyperloop e bisogno di tante aziende che ci lavorano. Ma infatti, per venire poi al cuore di questo progetto e spiegare bene, mi è piaciuta moltissimo la spiegazione. Cos'è Hyperloop? Un tubo, ci metti un vagone, 28 persone e lo spari dentro. Chiuso. Poi fa un po' paura, però diciamo che è un sistema molto efficiente di muovere persone dal punto A al punto B in maniera sostenibile, efficiente ed economica, e quindi risolvi in una infrastruttura tutta una serie di problemi che invece creiamo con le infrastrutture attuali, tipo la TAV, tipo le alte velocità. Bello, fantastico, ma però andiamo a vedere l'impatto ambientale, andiamo a vedere quanto costano. Noi per ogni passeggero sull'alta velocità paghiamo altrettanto biglietto in contributi statali. Non c'è nessun sistema che fa soldi in Italia, ma nel mondo. E l'alta velocità spagnola, che costa 10 milioni a chilometro, la più bassa del mondo, recupera l'investimento in 100 anni, cioè non recupera l'investimento. Quindi quello è il tema, non è quanto costa. Sì, l'Hyperloop è più economico dell'alta velocità, ma l'Hyperloop recupera l'investimento dagli 8 ai 15 anni, cosa che non fa l'alta velocità. E poi ha un impatto ambientale quasi nullo, è completamente silenzioso e poi è completamente sostenibile. E la caratteristica poi, che non abbiamo menzionato, ma ti porterà da Roma a Milano in mezz'ora. E quella è una bella cosa. Perché migliorare la velocità. Conseguenza, ma non è lo certo. Scopo. Non è andare veloci, ma essere efficienti. Infatti sono tutte quelle caratteristiche su cui generalmente non ci si focalizza, che sono molto interessanti. Quella economica in primis, quella ambientale, ma come lo stesso oggetto, cioè molti si concentrano sul vagone, sulla velocità, in realtà ho visto che è proprio il tubo la parte straordinariamente evoluta che permette di fare questo tipo di spostamento. Sì, allora, una delle tecnologie chiave del Hyperloop è la tecnologia di levitazione passiva. Quella è stata la svolta, perché quando riesci a far levitare la capsula, che non è niente di nuovo se non un aereo senza ali, no? Quindi non è che viaggiamo già in una camera iperbarica a delle pressioni che sono sopra il livello Armstrong. Quindi non è che stiamo inventando niente di nuovo, è un aereo con le stesse caratteristiche dell'aereo, senza i punti di rottura degli aerei, perché non abbiamo le ali, non abbiamo gli alettoni, non abbiamo tutte le serie di problemi, compresi gli oblò, non abbiamo niente di tutto questo. È un sistema molto confortevole, con degli schermi interni che fanno vedere non solo l'esterno, ma anche una realtà aumentata. Ti potremmo far vedere il passato, ti potremmo portare in viaggi, dove andare, lì ti possiamo portare, abbiamo tutta una serie di produttori di contenuti che stanno sviluppando cose meravigliose. Più è un sistema che, grazie alla levitazione passiva, consuma pochissimo, perché hai una pompa ogni 10 km. Questo centro di pompaggio realizzato da Leybold, che è lo stesso che ha inventato la pompa vacuum e che ha realizzato l'Erlon Collider a Ginevra, ha ogni 10 km un centro di pompaggio che tira giù l'aria da 101.000 pascal a 1 a 10 pascal, quindi quasi vuoto, e questo lo tira giù ogni 10 km in 16 ore, dopo però necessita solo del 10% dell'energia per mantenere la pressione. Quindi estremamente economico,
Una volta che tu hai questa pressione all'interno del tubo, sei come nello spazio, e quindi aumenti la velocità, grazie alla velocità generi una levitazione passiva senza usare elettricità, e a quel punto sei come un satellite, lo lancia all'inizio e quello va velocissimo. Per rallentare inverti il motore lineare e usi dei magneti per fare il drag, come si dice, la resistenza, in modo che frizione. Crei frizione, deceleri e hai un sistema estremamente efficiente. Di sicurezza in origine. Sì, immagini, è intrinsecamente sicuro, perché se hai qualche problema apri le valvole e l'aria torna dentro, quindi respiri normalmente. Se non hai nessun tipo di uomo che può sbagliare, perché le capsule hanno l'intelligenza artificiale, quindi abbiamo tolto il 70% degli incidenti mondiali che avvengono grazie all'uomo, che è il nemico pubblico dei mezzi di trasporto mondiali. Quello è tolto. Non abbiamo nessun problema atmosferico, perché tutto è dentro un tubo protetto, quindi tifoni, uragani. Ci abbiamo un cemento ad alta performance che resiste al 9.2 della scala Richter, quindi se veniamo giù noi c'hai altri problemi da preoccuparti, hai raso al suolo tutto il resto delle costruzioni umane. C'hai un sistema che non può essere non può deragliare, non può essere buttato dentro a un palazzo alle Torri Gemelle, non puoi avere in mezzo una mucca o una macchina che si ferma, non puoi avere i suicidi che si buttano in mezzo ai binari, non puoi avere una pietra in mezzo che deraglia il treno, non c'è niente di tutto questo. Quindi abbiamo eliminato tutte le variabili. In più, noi stiamo lavorando su tutti i sistemi di safety, di security, per garantire un livello di sicurezza che non si era mai visto. Il monitoring perimetrale, Kevlar, che è fatto uno spray di un polimero che viene usato ora il governo americano per proteggere i carri armati, e resiste un kiloton di esplosione. Vuol dire che non solo se gli spari addosso non succede niente, ma anche se utilizzi un kiloton, quindi due tir di TNT, riesce a resistere l'esplosione. Se non siamo direttamente colpiti da una bomba atomica, noi riusciamo a non solo a mantenerci in piedi, ma a continuare l'esercizio, perché essendo in una gabbia di Faraday non abbiamo neanche il problema dell'impulso elettromagnetico, quindi tutto l'EMP, l'impulso elettromagnetico che si scatena da una bomba atomica non ha nessun tipo di impatto su di noi, frigge tutto il resto dell'elettronica meno noi. Fenomenale. Come vedi da qui ai prossimi 20 anni questa iniziativa applicata? Cioè come ci sposteremo? Cioè, qual è la tua visione? Noi ora stiamo lavorando a Abu Dhabi per implementare il primo sistema al mondo. Faremo il primo viaggio passeggeri quest'anno da Tolosa, dove abbiamo appena fatto il delivery della prima capsula. Quindi Quintero, come si chiama la capsula, la prima capsula prodotta in Spagna e realizzata con l'80% di fibra di carbonio. Quindi abbiamo anche superato la società l'aerospaziale Boeing e Airbus, che sono arrivati massimo al 60% in 30 anni di sviluppo. Noi in un anno abbiamo realizzato una capsula con l'80% di carbon fiber. Sono particolarmente fiero, perché non solo è più leggera, ma anche più doppio strato di vibranium, abbiamo aumentato la sicurezza, ma anche l'efficienza. E questa lascerà l'atmosfera terrestre, perché è stata trasportata sulla Terra da un truck, da un camion, è arrivata a Tolosa e ora lascerà l'atmosfera terrestre per entrare nell'atmosfera tipo lunare, dentro il tubo, dove viaggerà a 11 Pascal per i test e la certificazione. Quindi ci siamo. La capsula ha lasciato la stazione, la capsula left the station. E lì faremo il primo viaggio passeggeri quest'anno e poi l'anno prossimo inaugureremo la prima tratta commerciale ad Abu Dhabi, dove speriamo anche di poter trasportare i passeggeri se arriva la certificazione, se no faremo vedere tutta la logica del trasporto Hyperloop. Poi Dubai ospiterà l'Expo 2020, quindi per l'inaugurazione apriremo la prima tratta.
Straordinario, veramente bello, è uno squarcio di futuro che ci stai presentando. Infatti sono curioso per quello di sapere come vedrai il mondo fra 20 anni, perché fra 20 anni ci saranno, dopo il lancio della 2020 dovremo sviluppare 2000 km l'anno di un network Hyperloop che sarà pervasivo, sarà bello, efficiente e finalmente sostenibile, sperando di togliere tutte queste auto immobili dalle strade. Perché infatti anche quello, cioè, il trasporto merci sarà non soltanto il trasporto umani. Le capsule sono concepite per trasportare merci e passeggeri, dipende dal volumi di traffico. E quindi sarà tutto ottimizzato nelle 24 ore per trasportare entrambi. Prima di concludere ti faccio una domanda. Tu hai avuto dei mentori che ti hanno guidato, ispirato? Io ho ogni 5 anni 7 mentori. E questo è un consiglio che... Di solito ne hai bisogno di 5, però negli ultimi 10 anni ne ho avuti 7. E cerco sempre di averli e di chiamarli ogni 2-3 mesi, chiedere consigli, confrontarmi. C'è bisogno di questa mano, di persone più smart di te che ti dicono le loro opinioni sulle cose, le prendi, le assimili e poi fai quello che vuoi. È stato un grandissimo piacere ascoltarti, ti ringrazio veramente per l'entusiasmo e la lungimiranza che ci hai presentato anche nel modo di fare, nello spirito, tanta ispirazione veramente. Quindi, io direi forza Arezzo anche, e spero che cresciate come iniziativa. Cercate di fare cose buone, credo che Arezzo e poi la Toscana sia stata storicamente patria di grandi cose, artisti, inventori, eccetera. Dovremmo, alla vigilia dei 500 anni di Leonardo, ricordare al mondo come l'Italia ha cambiato proprio il concetto di scienza. Scienza era arte. E io sto cercando di rilanciare un nuovo rinascimento, dove l'Italia può avere un ruolo fondamentale. Ecco perché sono in Italia questi 2 giorni per parlare col governo e parlare con le università italiane. Ho ricevuto grandi interessi per avere un pezzo d'Italia anche in Hyperloop. Spero che succeda. E poi, come hai detto, è stata culla di tanti, oggi è anche di bebop. Arezzo ti ricorderà anche per questo. Grazie ancora. Spero ci siano anche altri momenti per parlare e incontrarci. Volentieri. Ciao.